Sarò onesto con voi. Inizialmente questo non era in programma di essere fatto, ma dopo aver fatto i primi tre capitoli, i primi due e mezzo, mi è salita un po' questa nostalgia e ho detto: ok, il gioco io l'ho platinato 100%, l'ho giocato completamente e ne sono veramente full di questo, però mi sento di doverlo fare. Quindi, prima di abbandonare Infamous, buttiamoci in Second Son. Infamous Second Son. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous Second Son. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Come ho detto prima, questo non era in lista degli essere fatto ad ora. C'era l'ipotesi che nella mia testa avrei preso in considerazione di farlo, solo che appunto, come ho detto, dopo aver finito quello, ho detto: no, devo continuarli. Voglio finire Second Son anche. Rispetto agli altri sarà un po' più lungo, appunto, come serie, quindi dovrò slittare di qualche tempo le altre serie che avevo intenzione di fare subito dopo Infamous. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Iniziamo subito. 7 anni fa un piccolo gruppo di persone chiamate Conduit sviluppò l'abilità naturale di controllare alcuni elementi che potevano essere utilizzati come armi. Il Dipartimento Unificato di Protezione venne incaricato di perseguire e arrestare tutti i Conduit, riclassificati come bioterroristi allo scopo di proteggere la popolazione. Si ritiene che allo stato attuale i bioterroristi siano stati catturati. Di conseguenza il Dipartimento Unificato di Protezione è in progressione nelle fasi di smaltimento e la supervisione del bioterrorismo imprigionati e destinata a passare all'esercito. Oggi il primo trasporto militare sta trasferendo dei bioterroristi dal penitenziario di controllo DOP della prigione esercito dello stato di Washington. Troppo veloce, non ho fatto in tempo a leggere tutto. Non arriverà mai. Mai. Molto calma comunque come introduzione. Parte tutto questa cosa qua della riserva, di sto furgoncino che piano piano si sta avvicinando. E c'è una cosa che mi metterà subito in confusione rispetto agli altri giochi. I comandi. I comandi in questo titolo li hanno cambiati quasi tutti, purtroppo. Dovremmo abituarci. Io comunque non vedo nulla, è tutto buio. Beh, oddio, le parti illuminate sono molto illuminate. Ecco, appunto. E sta cosa qui è fighissima, però dai, Dio mio. Ah, ce ne sono altri, aspetta. Non avevo visto che. Pensavo che era solo lì, scusami. E la cosa bella è che non è infinita poi, ovviamente, come una bomboletta spray reale. Ogni tanto dovrai anche ricaricarla. Dovrai metterti a scuoterla nuovamente. Ce ne sono altri pezzi che ho dimenticato? Dove ho dimenticato, scusami? Cosa abbiamo lasciato indietro? Te lo completo al 100%, ma. Ok. Dovevo essere un pelo più preciso. Ok, ora il nero. E vai di tutti i dettagli. Il prossimo colore qual è? Il rosso? Oppure abbiamo già finito? L'arte è un crimine, allora. Diavolo! Ovviamente. Pensa, Nelson, pensa. Ah, c'è una festa alla Casalunga. Devo solo arrivarci, confondermi tra la gente e farmi un alibi. Già. Sono un vero genio del crimine. Installazione di Saints Row. Ottimo. Io però devo aumentare la luminosità, gioco. Davvero. Posso farcela. Genio, sei un genio. Chi c'è là?
Chi è? Sto cazzo! Sono io, Betty. Dai, metti giù quella stampella. Che ci fai qui? Perché non sei al grande evento alla Casalunga? Già, è che stasera non mi sento molto comish, ma tu sei splendida, ti sta benissimo, davvero. Che stavi facendo sul tetto? Niente, solo... Stavi combinando guai? No. Forza, so che sei lì dentro. Dai, ora vieni fuori. O chiamo Betty e tra 5 minuti sarà qui con le chiavi. Stavi combinando guai? Ok, sì, ma insomma, che vuoi fare? Beh, non ho scelta. È un poliziotto. Tornerò tra 5 minuti. E se sarai ancora qui... Vedremo cosa fare. Grazie, Betty. Ma è l'ultima volta. Ora devo tornare in ufficio. Sembra che mi stiano chiamando. Proprio. Però il labiale è un po' lontano, eh. È possibile che non abbia di meglio da fare. Certo. Ovviamente, e tu invece? Però scusami, gioco, davvero. Ah, giusto, giocavo in esperto per prendere il trofeo. Facciamo una cosa. Aumentiamo un po' la luminosità. Oppure abbassiamo il contrasto. Così ecco il contrasto abbassato e si vede nettamente meglio. Però così è più realistico, diciamo. Dai, va bene, abbiamo aumentato la luminosità. Finalmente facciamocela andare bene. Dunque, obiettivo... Arrivare là in fondo e non bagnarsi. Corri, Delsin. Cerca di non farti sgamare dalla pula. La cosa bella è che tutta sta gente, lui, vabbè, Cole aveva esercitazione parkour. Sono tutti bravissimi a scalare, tutti bravissimi a fare mille cose. Ok, di qua. No, no, non è vero, era di qua, è vero. Pensavo che di qua era, diciamo, inaccessibile al momento. Dobbiamo fare attenzione a non bagnarci, perché sennò è sgamo, ovviamente. Occhio, occhio, che sta già muovendo tutta la scogliera sporca di merda di Gabbiano. Ecco, appunto. Allora, scendi. Scendi, bravo. E via. All'interno del buio si vede una sega. A metà. Però no, davvero, col contrasto aumentato è tutto più, diciamo, bello anche solamente da vedere. Cioè, gli scorci così, con la luce che entra, tutto molto, molto bello. Solo che ste zone qui sono veramente scure, quindi dobbiamo trovare o una via di mezzo e aumentiamo la luminosità, oppure... Quanti anni avevo quando ho disegnato quello? Ce la facciamo andare bene così. E via. Cerchiamo, appunto. Ehi, ma dai, come fai a non arrampicarti? Ma scusami, ti sei arrampicato fino ad ora ovunque e mi stai dicendo che lì non puoi? Dai, Delsin. Ecco. Via, show. Che poi... via, show, poverini. Sei tu a casa loro, mica il contrario. Sto gioco qua, comunque, fare tutta... Sta roba qui mi fa venire un po' in mente, e anche quella mezza voglia di riprendere in mano anche un Uncharted. Allora, Uncharted è molto lungo e dispersivo, per quello non penso di portarlo nel breve periodo. Però sai, una mezza idea potrei tirarcela, magari in un prossimo futuro. E via, eccoci alla festa. Pshup. Ehi, bello, ti ho cercato tipo ovunque. Proprio. Hai una vaga idea di quanto sia imbarazzante per me arrestare mio fratello una volta e poi un'altra e un'altra ancora? Forse dovresti smetterla di arrestarlo una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Pensi che sia un gioco? No, non credo. È così che vorresti essere ricordato, eh? Credi che i nostri genitori sarebbero fieri? Reato di vandalismo? Senti, il mondo è pieno di cose orrende, mentre io cerco soltanto di esprimere il mio talento. Esprimere il tuo talento? Ti rendi conto che quello perché che dici non ha senso? Perché sempre così, Reggie? Perché no, non mi lasci essere me stesso? Spiegami da quali cose così orrende e terribili pensi di salvarti. Sì. Che non ci arrivo. Reggie. Che c'è? Camion. Mannaggia. Povere macchine. Via, via, scappiamo. Dai, non mi ne vado. Io me ne vado. Vaffanculo. Non mi lasciare qui.
Io inseguo quei due. Tu allontanati prima che salti in aria. Sicuramente. Prima che esploda. Ok, ricevuto. Dunque, noi non possiamo andare a sinistra. Dobbiamo andare da tutt'altra parte, immagino. Cosa ci fa? Ehi, tutto bene? Sei un po' affumicato, Merda, amico. Grazie mille. Pensavo di morire. Ehi, tutto bene? Oh, uno spino. Ehi, lascialo andare. Ok, lascialo andare e tieni le mani dove possa vederle. Non voglio far male a nessuno. Voglio solo andarmene prima che arrivi lei. Ho detto lascialo andare, altrimenti sparo. Reg. Oh, no. Ho detto che non voglio far male a nessuno. Ed eccolo qua. Ovviamente non saremmo i protagonisti se non avessimo uno dei poteri più fighi e rotti che potrebbero esistere. Davvero. Siamo un mimic. Siamo un copiatore. Copiamo i poteri degli altri conduit. È assurdo. È veramente assurdo. Reggie, che diavolo succede? Cosa vuoi che sia successo, bello? Reggie. E via! Cosa diavolo è stato? Ma che cazzo? Lo so. Cosa mi sta succedendo? Hai appena attivato i tuoi poteri. Basta, basta, basta! Che c'è di brutto? Che diavolo succede? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiutatemi! Dai, passa, che ce la fai, forza! Reg, mi serve aiuto! Ma ecco fatto! Ui, buongiorno! Reggie! No, davvero, cioè, teniamo conto di questo. Cole aveva un potere molto bello, tra l'altro. No! Reggie! Reg, stai bene? Delsin, cos'è stato? Devo liberarti dall'auto. Ma hai appena... Devo tirarti fuori! Sì. In realtà lui è sotto l'albero, non sotto l'auto. Te. Uno, due e... Vai! No, no, no! Non riesco a fermarlo, non ci riesco! Reggie, non riesco a fermarlo! Tutto ok, starei bene, ora respira. Respira. Sei a posto. Sei a posto. Sono uno di loro, Reggie, sono uno di loro. No! No! No. No! Tu sei mio fratello. Capito? Mai! Mio fratello. Sì. Mai più! Quello che ti è successo passerà. Promesso, lo sistemiamo. Allora, ci sei? Ci sei? Minchia. Dobbiamo andarcene. Guarda quanto sto bene. Terrorista. Dobbiamo fermarlo prima che uccida tutta la tribù. Intesi? Ma non vuole fare male a nessuno, ha detto. Mi servi. Ora devi aiutarmi. Ok? Forza. Stai bene? Andiamo. Una meraviglia. Forza, andiamo. Ma che bello però, cioè. Devi promettermi che non userai nessuno di quei trucchi. Sì. Non sarei mai riuscito a riportarti là se non avessi. Tu promettimi che non lo farai. Ma che bello però, davvero. D'accordo. Cioè, non pensare che per essere uno dei titoli di lancio veramente della PS4, ancora adesso, stupendo. Il pulsante è bloccato. Credo che Betty sia ancora dentro. Merda. Con che tranquillità però lo state dicendo? E come accidenti è entrato? Penso l'abbia attraversato. Tu puoi farlo? C'è sì. Un modo per saperlo. Anche Betty è un mio terrorista. Ciao. Aspettate, lui non è... Dannazione. Quando lo verrà a sapere la tribù scoppierà il panico. Lo so. A tenere a bada la folla. Tornerò con i soccorsi. Hai ragione. Però, se non lo faccio io, chi salverà Betty? Chissà che... Allora, io mi chiedo come sarebbe stato effettivamente un ipotetico, diciamo, spostamento rapido come questo, come quello di Quo, come quello di Nyx, ma per Cole. È un po' spoiler, però vabbè, lo dico. Sarebbe stato un po' come il potere del Neon, secondo me, ma elettrico. Sarebbe stato Cole che diventava una setta elettrica e schizzava in giro. E comunque, come dicevo, Cole aveva un potere
tecnicamente semplice, perché alla fine controllava... Doveva fare male. Un solo elemento. Sì, però... Betty! Io... Betty, dove sei? Resisti, Betty! Allora, fermi un attimo. Io lo so tutto il resto, però davvero... Non si vede nulla. Al buio non si vede una sega, davvero. Per attraversare le fiamme, mi sa che no, mi sa che a sto giro le fiamme, no. Il fumo ok, le fiamme no. Però davvero, cioè, il poter copiare gli altri è un potere davvero superiore rispetto alla maggioranza. Assolutamente. Sto arrivando, Betty! Il potere di Cole è fighissimo, è bellissimo. Anche il suo col fumo è figo. Sto solo creando un diversivo, non sapevo ci fosse qualcuno. Sei stato tu a farmi questo. Sei un conduit. Betty, ti spiego tutto dopo, ma ora devi andartene, vai. Ok, io vado. No, prima tu devi guarire. No, scelta sbagliata. Ho passato un sacco di anni dietro le sbarre, ma scappare è facilissimo. Basta aspettare giusto l'occasione d'oro. Quando ho ottenuto i poteri, ero inarrestabile. Finché il DOP non è venuto a prendermi. Già, hanno una gattabuia speciale per tenere quelli come me. Ci immobilizzavano per impedirci di usare i nostri poteri. Ovviamente. Così però dovevano nutrirci, lavarci, persino pulirci il culo. Non è una vita degna di un uomo. No, cazzo. C'era una stronza coi capelli rossi. Un'appassionata di aghi e bisturi. E mi faceva cose che chiamava esperimenti. Ma dopo un po' di tempo capisci come funziona. Basta avere pazienza. No, poi fanno una cazzata. Succede. E l'occasione d'oro arriva. Vedi qualcosa, ascolti qualcuno, sai cose che non dovresti conoscere. Così quando la stronza ha messo tre di noi su un furgone, io sapevo cos'era quella. La mia occasione d'oro. Esatto. Anche però riuscire con una sola graffetta a liberarsi da certe manette è assurdo, Ti ho visto curiosare nella mia testa. Ero io, pensavo fossi tu. L'hai vista, vero? La prigione del DOP. Se lei ti trova, è lì che finirai. Ehi, aspetta! Dove sei? Ecco appunto. Ti avviso, ragazzo. Stai indietro! Esperto da anni nell'utilizzo dei poteri. Noi, ultimo stronzo che li ha appena ottenuti. E subito ci mettiamo all'inseguimento, però. No, davvero. Sto cercando di capire se sia meglio il contrasto o no, perché davvero. Anche con il contrasto basso, in realtà qua è buio. Però effettivamente sto distruggendo la storia in questo momento, quindi. Basta chiacchiere. Dovrai fuggire per il resto dei tuoi giorni. Ed è ciò che intendo fare. Certo, come no. Esperto da anni nell'utilizzo del suo potere d'origine e poi arriviamo noi. Insegnami almeno a controllarlo. Non ho tempo. Ovviamente. Sta arrivando. E lei sa che conosco il suo piano. Bello, smetti di scappare. Ti devo menare con una catena. 2-3 minuti al massimo. Devo andare. Non voglio finire di nuovo a Carton Cay. Beh, certo. Chiunque stia arrivando è qui per catturare te, non me. Ti hanno visto, ragazzo. Gente del posto ti ha scoperto. E invece... La gente del posto... Al diavolo, non voglio morire in una fabbrica di scatolette. Non mi farà del male, vedrai. Lasciami andare. Tu mi lasci levare le tende. E nessuno saprà niente di tutto questo. Aspetta un attimo, fermati. Il potere del cemento è tremendo, però, davvero. È davvero tremendo. Oh, Henry, mi hai davvero, davvero deluso. Beh,
L'ho preso, no? Io ho stanato quel vecchio conduit, giusto? Bel lavoro, ragazzi. Già, soprattutto bioterrorista. Tu. Harry Dautry. Era un bioterrorista. Conduit. È una parola usata dai traditori che appoggiano la loro causa. Tu non sei un traditore. No, no, signora. Io cerco di non esserlo. Sembri a disagio. No, non sono a disagio. Ho imparato che le persone si sentono a disagio per due motivi. O perché sono codardi, o perché nascondono qualcosa. Io sono a disagio anche con le belle ragazze. Sei rimasto là dentro con il bioterrorista per un po'. Ha condiviso qualcosa con te? Condiviso? Non ti ha detto nulla. Non si è messo a farneticare a proposito di... No, no. Assolutamente no. No, non ha... Non mi ha detto nulla, no. Bene. Questa è un'ottima notizia. Vedi, abbiamo ingaggiato una guerra spietata contro questi bioterroristi e faccio il possibile per assicurarmi che siamo noi a vincerla. Certo! Beh, è buffo perché non sei una bioterrorista anche tu. Ed eccolo lì, ha detto la stronzata del momento. Ok, ok. Era meglio se stavi zitto, bello. Non sono. A volte il male va combattuto con il male. Ed è chiaro che non sei un codardo, il che significa che c'è qualcosa che non mi vuoi dire. Dovevi stare zitto, amico. Davvero. Poi, sei impazzita, ho i miei diritti. E io sono autorizzata a sospendere quei diritti ogni qualvolta lo ritenga necessario. Come adesso, per esempio. Te lo richiedo. Che ti ha detto? Te lo ripeto ancora, Nier. Che male. Dicono faccia male. Forse io so cos'è successo. No, Betty, no. Davvero? Ancora niente? Beh, finché non ti verrà voglia di raccontarmi qualcosa, chiacchiererò con l'adorabile signora. Ma ti avverto, il cemento è doloroso sulle ossa fragili. E se lei non parlerà, dovrò passare al prossimo. E quello dopo, finché non troverò chi lo faccia. Perché sei una merda. Non c'è nulla che devi dirmi? O vuoi che mi dedichi a uno dei tuoi amici? Confessiamo, ovviamente. Facciamo la run buona per come abbiamo mantenuto tutto quanto il resto della serie. Sono un conduit. Cosa? Ho detto, sono un conduit, ok? Me l'ha attaccata quel tizio un attimo fa. Te l'ha attaccata? Divertente. Giù per il culo questo però, Allora, Betty, tu mi darai una risposta precisa? Sì, che persona di merda, comunque. È veramente una stronza, lei. Missione completata. Livello karmico? Protettore. Hai compiuto il primo passo per diventare un eroe.